Amici della Matrioska, buonasera a tutti. Ciao Silvia, ciao, che giornata meravigliosa. Hai visto? Già hai visto, sì. Oggi veramente siamo andati a riscoprire una città straordinaria, una repubblica vera e propria. Dove siamo oggi? A Oslo. Dal freddo, no. Ma che è Oslo, per favore, no, ma che è Oslo, sembra Oslo, perché insomma oggi sta nevicando, abbiamo trovato anche la neve, ma oggi siamo di nuovo qua per la quarta volta, ormai per noi un appuntamento fisso nella Repubblica di San Marino, Silvia. Un posto... Siamo all'estero. Sì, siamo all'estero, un posto straordinario, un fiore all'occhiello se vogliamo per quello che riguarda proprio l'Emilia Romagna, le Marche, l'Italia in generale, eh? Esatto. È vero, è vero. Tra l'altro c'è un motivo che oggi questo tempo così è un po' nevoso, se vogliamo, perché la puntata è dedicata, diciamo, ai prossimi mercatini natalizi, ai prossimi eventi di Natale che San Marino appunto sta preparando. Quindi ci sta a fagiolo. Assolutamente ci sta a fagiolo, come si suol dire. Sai cosa facciamo? Visto che ci sta a fagiolo il tempo, ci sta anche a fagiolo l'intervista che abbiamo fatto al direttore dell'Ufficio di Stato del Turismo di San Marino, il signor Antonio Macina, che ce lo vediamo subito e noi torniamo subito dopo. Restate con noi. Siamo arrivati alla quinta edizione del Natale delle Meraviglie, in un crescendo continuo in questi anni che hanno visto la presenza di numerosi turisti e che hanno apprezzato le varie iniziative. In primo il discorso del mercatino natalizio che inizia il primo di dicembre e quindi ogni fine settimana con ovviamente una concentrazione maggiore dal 22 al 26 di dicembre, poi il 29, 30, 31 e il primo di gennaio. Ci sono diversi spettacoli che vengono organizzati nel periodo, parliamo di concerti musicali, il concerto di Natale, dei gospel e animazioni varie in tutte le parti del centro storico. Una parte preponderante è dedicata anche ai bambini, è stato creato il Christmas Village dove c'è la casa di Natale, di Babbo Natale, la casa dell'elfo truccarello, la casa delle dolcezze e tante altre situazioni adatte per i bambini. E in ultimo direi, certamente non per validità dell'iniziativa, la festa dell'ultimo dell'anno che in piazza, diciamo, no, attende l'arrivo dell'anno nuovo per poi passare al primo di gennaio con il concerto del primo dell'anno della banda militare della Repubblica di San Marino. Siamo quindi arrivati all'inizio del 2008 con gli eventi che dicevo poc'anzi e iniziamo per cui l'attività degli eventi del 2008. Quindi avremo l'Etno Festival, appunto, che è un importante appuntamento musicale con importanti gruppi etnici, avremo le giornate medievali e avremo anche il 3 di settembre che è la ricorrenza della Fondazione di San Marino. Dal punto di vista sportivo le cose principali direi abbiamo una prova della Superbike mondiale il 29 di giugno, mentre il 31 di agosto abbiamo la prova di MotoGP San Marino, il trofeo di San Marino della Riviera di Rimini. Quindi in definitiva, partendo dal Natale delle Meraviglie e andando avanti con tutti gli eventi a San Marino, ma direi non solo, anche nelle giornate normali, San Marino è anche un appuntamento importante per quanto riguarda l'enogastronomia. Abbiamo quindi per Natale avremo dei menù tradizionali e appositamente costruiti per l'evento, ma durante tutto il periodo dell'anno i nostri ristoranti, anche in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino, dei prodotti tipici, diciamo, metteranno a disposizione dei menù veramente di qualità. Beh, avete visto, avete sentito dalla voce proprio del direttore dell'Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, Antonio Macina, gli eventi del Natale. Il Natale della Meraviglia è veramente straordinario. Quante sorprese! Assolutamente, perché oltre a Natale, naturalmente, tantissimi negozi sono aperti tutto l'anno. Quindi, meravigliosi qui per San Marino. Lo shopping è di casa. Lo shopping è di casa, sì. Come di casa, naturalmente, presentare nel dettaglio San Marino. E noi lo facciamo proprio, sai con che cosa? Con la clip. Intanto che noi giriamo qui a fare shopping, io e te, shopping per i negozi qui a San Marino, ci guardiamo la clip dedicata appunto alla Repubblica di San Marino.
Repubblica di San Marino è stata fondata nel 301 d.C. È la più antica repubblica d'Europa. Posta nell'Italia centrale, a 15 km dalla riviera Romagnola, sorge sul Monte Titano, primo testimone dell'Appennino centrale a oltre 700 metri sul livello del Mar Adriatico. Ogni anno la Repubblica di San Marino è visitata da milioni di turisti provenienti dall'Italia o dal mondo. Lo Stato di San Marino è formato da 9 comuni, detti castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Fiorentino, Monte Giardino, Acquaviva, Faetano e Chiesa Nuova. Ci sono molti motivi per varcare il confine di Stato e visitare San Marino: lo shopping, il paesaggio, la gastronomia, la filatelia e la numismatica, manifestazioni, eventi, monumenti, musei, opere d'arte e luoghi turistici. L'ingresso è comodo. A fini turistici è possibile visitare San Marino senza passaporto. Sotto l'antica bandiera bianca e azzurra della Repubblica di San Marino, comprare è facile con l'utilizzo dell'euro, la moneta dei 27 stati membri dell'Unione Europea. Che bello, Silvia, guarda, che giornata meravigliosa con questa neve che cade, che ci sta avvolgendo, c'è già un clima natalizio, sì. Beh, come sicuramente sarà natalizio al 100% il clima che ci sarà appunto nel Natale delle Meraviglie qui a San Marino, sì. Che stanno già allestendo. Fermo i preparativi. Sì, perché in quel periodo dovete sapere che ci sarà di ogni qui per queste strade a San Marino, mercatini, ci saranno queste casette, intrattenimento per i bambini addirittura. Esatto, per grandi e piccini. Ci sarà Babbo Natale in persona che viene qua a raccogliere le letterine, mica da poco. Io ci sarò, io porterò la mia letterina. Ma poi la festa continua perché il Capodanno, il fine anno, quindi 31 di dicembre, si festeggerà anche qua a San Marino. Quindi assolutamente, quindi veramente vale la pena passare le vacanze di natalizie qui, è vero? Sì. In questo stato meraviglioso. E non ci saremo. Io ne volevo approfittare però in questa passeggiata qui per le strade di San Marino per ringraziare gli amici che ci seguono da casa, perché devo dire quelli che navigano, i navigatori folli. Che sai, ci stanno dando soddisfazione, Silvia. Sì, è vero. 34.285 contatti nella nostra web TV. Quindi non mancate, andate sul sito, contattate www.lamatriosca.it, matriosca con la K sempre rigorosamente. Esatto. E potete trovare appunto il link con la nostra web TV dove potrete vedervi le puntate, scaricarvi le clip. Qualsiasi cosa, naturalmente, riguarda il nostro programma che sta avendo veramente tanto, tanto successo. E a proposito di freddo, parliamo di gelato, parliamo di proni. Siamo in tema, parliamo di proni.